Ciao a tutti, oggi vi mostro un gadget tech super economico e molto molto comodo. In pratica l'anello al suo interno ha installato un chip NFC programmabile, adatto a molteplici utilizzi di cui vi mostrerò a breve. Alla fine io ho optato per il più economico, in quanto la mia era pura curiosità. Il costo? 1,50€ sullo store AliExpress, con consegna a circa 20-25 giorni. Lo trovate anche su Amazon per qualche euro in più, ma la spedizione è molto più veloce. Andiamo quindi a vedere la super facilità di programmazione. Ci sono tante app da poter sfruttare, io mi trovo bene con NFC Tools. Andiamo sul Play Store e eseguiamo il download. Avviata l'app, ci viene richiesto di avvicinare il tag NFC per la lettura del chip. Tag NFC rilevato. Nella prima scheda, lettura, possiamo vedere tutti i dati relativi al nostro chip, compresa la dimensione, ovvero 137 bytes. Sembra strano, ma il contenuto che deve gestire è minimo e quindi è una capienza consona. Spostandoci sulla scheda più importante dell'app, ovvero scrittura, abbiamo una grandissima disponibilità di funzioni da poter programmare ed inviare al nostro anello NFC. Facciamo subito una prova per farvi capire la funzionalità. Pigiando su Aggiungi campo, facendo un esempio veloce, andiamo a impostare e programmare un URL personalizzato e inviarlo al nostro anello NFC. In questo caso inserirò il mio sito web, diamo l'ok, pigiamo su scrittura per inviare il comando al nostro anello, avviciniamo l'anello sul retro del nostro telefono dove risiede il tag NFC del telefono. Come possiamo vedere, scrittura completa. Adesso andiamo a testarle. Chiudiamo l'app, avviciniamo l'anello all'NFC e come possiamo vedere ecco il link del nostro sito web che abbiamo in precedenza impostato ed inviato all'anello. Cliccandoci accediamo direttamente al nostro sito web. Tornando all'app, scorriamo tra i vari campi, possiamo vedere che possiamo inviare email, creare un SMS, fare una chiamata d'emergenza, andare alle reti wifi, possiamo assegnare l'apertura di un testo, possiamo abilitare una ricerca sul web, avviare un social network, avviare un video, avviare un file, aprire una determinata applicazione e tantissime altre cose, quindi possiamo sbizzarrirci. Passando alla scheda Altro, ci ritroviamo una serie di opzioni per la gestione del nostro tag NFC. Possiamo copiare il tag, eliminarlo, formattarlo, impostare una password e tante altre cose. Spostandoci sulla scheda Tasks, possiamo aggiungere altre azioni. Gestire la rete, i controlli del suono, regolare le impostazioni dello schermo, creare un tweet. Possiamo inserire delle coordinate, un punto sull'area geografica. Insomma, di tutto e di più. In base alle nostre esigenze possiamo andare a implementare e programmare il tag NFC per le svariate funzionalità di cui abbiamo bisogno. Qui abbiamo altre opzioni particolari che però sono disponibili solamente per la versione Pro. Solamente per la versione Pro, quindi a pagamento, noi abbiamo la versione gratuita, per quello che dobbiamo fare ci basta Avanza. Andiamo per esempio a fare un'altra prova. Programmiamo l'NFC per avviare un'applicazione. Abbiamo tutte le applicazioni disponibili sul nostro dispositivo Android. Scegliamo per esempio Authenticator. Andiamo a scrivere. Avviciniamo il nostro tag. Scrittura completa. Andiamo a fare un test. Avviciniamo l'anello. Ed ecco qui che si è avviato Google Authenticator. Molto molto comodo. Insomma, sono molteplici le funzioni che possiamo sfruttare con questo piccolo dispositivo di 1,50€. Grazie per aver visto questo video, alla prossima!